Buongiorno a tutti. Oggi prepareremo insieme le cartellate e i panzerottini di mandorle. Allora, qui ho 300 g di mandorle. Adesso le andrò a mettere in acqua bollente, che bolle. Dopodiché le lascerò nell'acqua calda sino a quando la pelle, della mandorla si toglierà con facilità. Come vedete, l'acqua sta iniziando a bollire. Ora versiamo le nostre mandorle. Diamo una mescolata. Dopodiché spegniamo il fuoco e copriamo con un coperchio e lasciamo così sino a quando l'acqua diventerà tiepida. Ho preparato due contenitori ed ora andiamo a pulire le nostre mandorle. Come vedete, la pelle si toglie con facilità. Io sto utilizzando un guanto in quanto la pelle, della mandorla mi dà fastidio. Io non sto aspettando che l'acqua si raffreddi, lo sto facendo subito. E come vedete, la buccia si toglie con facilità. E procediamo in questo modo con tutte le mandorle. Ecco qui le nostre mandorle, ora le asciughiamo. All'interno del bimby abbiamo messo quindi le mandorle, un uovo intero, 80 g di qualche zucchero, goccia di essenza, di estratto di mandorla amara. Ora tritiamo il tutto. Ecco qui come deve risultare. Lasciamo da parte e pensiamo all'impasto. In un pentolino mettiamo 50 g di olio, 100 g di vino bianco ed ora facciamo intiepidire. Nel frattempo nel boccale mettiamo 275 g di farina 00 e 250 g di semola. Accendiamo e versiamo i liquidi. Nel caso l'impasto risulta duro, dobbiamo aggiungere altro vino, sempre tiepido. Questo dipende dalla farina che stiamo utilizzando. Vedete? In questo caso io devo ancora aggiungere vino. E aggiungiamo altri 85 g di vino tiepido. Vedete? Si sta creando l'impasto. L'impasto deve risultare lavorabile ma non troppo morbido, quindi in questo caso è perfetto. Qui il nostro impasto, ora lo andiamo a dividere a metà, perché una parte servirà per le cartellate e l'altra parte per i panzerottini. Copriamo con un canovaccio per non far seccare. Prendiamo un pezzetto e lo mettiamo nella sfogliatrice a 1 per il momento. Quindi pieghiamo in due, schiacciamo e ripassiamo sempre a uno. Vedete? Non si sta rompendo più. Ora di nuovo a due e aumentiamo direttamente ad otto. Facciamo a due, vediamo, o a tre. Proviamo a Arriviamo tre? No, a troppo. due. Sì. Allora dividiamo a due. Ma deve essere 9, quindi l'ultima tacca della sfogliatrice. Striscia è venuta bella lunga, ora decidiamo noi se le vogliamo più grandi, più piccole. Io in questo caso le divido. Quindi poi realizziamo delle strisce con la rotellina a zig zag. Prendiamo una striscia e iniziamo a pizzicare sino a creare una conchetta all'interno, in questo modo. Scusatemi, ma con una mano è abbastanza difficile. Quindi ho fatto la chiusura, ve lo faccio rivedere e poi pizzichiamo in questo modo. E poi pizzichiamo anche questa parte per ottenere
un cerchio ed eccole qui. Procediamo in questo modo con tutta la metà dell'impasto. Noi stiamo procedendo nel fare le cartellate, ma ci tenevo a dire che le cartellate sono bellissime da fare, soprattutto quando si è in compagnia. Lei è mia madre e mi sta aiutando. Abbiamo preso l'altra metà della massa, stessa cosa come prima, abbiamo ottenuto una stesa a livello 9, quindi l'ultima tacca. Ora con un coppa pasta andiamo a ritagliare i nostri dischetti, che saranno i panzerottini ripieni di mandorle. Ho messo l'impasto di mandorle, buonissimo, l'ho assaggiato, all'interno di un piatto. Ora prendiamo un pizzico di impasto e lo mettiamo al centro del panzerottino, in questo modo, e poi lo chiudiamo in questo modo, sigillando tutti i bordi per bene. Questo impasto è super lavorabile, quindi non richiede l'uso dell'acqua come i panzerotti normali, per intenderci. Dopo aggiustiamo un po' e il nostro panzerottino è pronto e lo mettiamo a seccare insieme alle cartellate. Risulta più comodo se lo facciamo direttamente sul tavolo, in questo modo. Vedete che belli? Ed eccoli qui i nostri panzerottini e le nostre cartellate. Ora le facciamo seccare per bene e domani mattina le possiamo friggere. Guardate che meraviglia e che soddisfazione. Mettiamo le nostre cartellate. A questo punto le dobbiamo friggere sino a quando si creeranno delle bollicine, dopodiché le possiamo capovolgere. Vedete? Si stanno creando queste bollicine, quindi ora possiamo capovolgere. Ecco, vedete che bel colore dorato? Ora possiamo prendere e metterle di testa in giù. Stessa cosa con i panzerottini. Quando inizieranno a fare le bolle, li giriamo e poi li mettiamo su carta assorbente. Io ho messo una bottiglia da 750 grammi di vin cotto e un bicchiere di plastica di vino bianco. Il vin cotto bolle, aggiungiamo i nostri panzerottini, ne possiamo mettere anche un bel po'. E vedremo che dopo il bollo
si calmerà. Noi nel frattempo poi incominciamo a mescolare. E quando ripartirà di nuovo il bollo, i panzerottini saranno pronti per essere messi nei contenitori. In pratica, il vincotto deve essere completamente assorbito dall'impasto dei panzerottini. Vedete? Guardate che meraviglia! E così dobbiamo procedere con tutti i panzerottini. A questo punto prendiamo i nostri panzerottini e li mettiamo nel contenitore. In questo modo. Aggiungiamo dello zucchero semolato e procediamo in questo modo con tutti i panzerottini. Ed ora il momento delle cartellate, che le dobbiamo mettere di testa in giù. Perché poi quando le gireremo, nei buchetti andrà a finire tutto il vincotto. Ora capovolgiamo in questo modo e quando ripartirà il bollore, possiamo toglierle. Quindi prendiamo le nostre cartellate e le mettiamo nel vassoio. Così. Poi, come prima, mettiamo lo zucchero. Ad ogni strato mettiamo lo zucchero. Se avanza un po' di vincotto, tranquillamente lo versiamo sopra i panzerottini e le cartellate. Ed eccole qui le nostre cartellate e i nostri panzerottini. Niente, la ricetta termina qui. Spero che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti ed iscrivendovi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao e alla prossima ricetta!